È corsa alle maschere antigas in Israele. La paura di attacchi con armi chimiche nella vicina Siria dilaga nel paese dove il 60% della popolazione si è già dotata di un equipaggiamento di protezione. Le immagini provenienti da Damasco, dove gli ispettori dell'ONU stanno indagando su presunti attacchi con gas letali che avrebbero ucciso 1.300 civili, hanno impressionato il paese. Il Medio Oriente è una regione instabile e servono misure precauzionali. Qui domina la follia più assoluta, dice quest'uomo che, come tanti altri, si è riversato negli uffici postali o nei centri commerciali per ritirare le maschere antigas. È un errore dire che nel paese c'è il panico, puntualizza questa donna. Non credo che sia necessario inviare questo messaggio al mondo. Rafforzato intanto il dispositivo di sicurezza lungo il Golan che Israele occupa dal 1967. Le autorità esortano la comunità internazionale a intervenire. La linea rossa con l'impiego di armi chimiche contro i civili è stata superata, ha detto il ministro israeliano delle relazioni internazionali e strategiche.